Allora, la mentalità dei quando vi dico che ci sono donne che sono peggio di prostitute, è la verità. Una professionista agente immobiliare, candidata a consigliera comunale, mi adocchia, mi blandisce, cercando che le paghi la cena, e mi viene a dire: ti porto con me, ti porto a Milano, ti porto agli scambisti a Milano, basta non a Parma, ti porto, cioè vuol dire ti porto con me. Ma cara la mia Simone, io farò satira su questo. Io posso andare con chi voglio, quando voglio, ai fini narrativi, uno, due, posso anche pagare, ma solo per sbugiardare. Ma sapete quante Simone ci sono nel mondo? E anche quanti Antoni Stefanetti? Perché Antonio Stefanetti è un fuori classe. Sto mangiando, scusa. Stefanetti, ma roba da matti. Poveretto. Poveretto. Siamo in circonvallazione a Reggio. Io. Ci sono prostitute che non regalano il loro lavoro, ma o regalano sorrisi, insomma, comunque la valutazione, ricordate con questa. Ce l'hai, ma che ne è grande. Vuol dire che ci dai soldi, quindi mi devi pagare. Anche solo un gelato me lo offri tu perché ti fa piacere. Io ti prometto che te lo pago, ti giuro che te lo pago. Poi. Allora, su questo, io faccio satira. Parliamo di una satira leggera, perché parliamo di 2 euro, di 3 euro, no? 2,70 euro. Ma è il principio, nessuno regala niente. Solo qualche sorriso. Federico Buffi, taglio pugliato. Vabbè. Andiamo a vedere qua un attimo. Il Parco del Popolo, è finita stasera la festa, poi ci sarà via sola. Io sono assolutamente felice di vivere fuori casa, mi sto. Purtroppo mia moglie esce malvolentieri, ma contesti diversi, persone diverse. Eccoci qua, 99% di batteria, ma stacchiamo. Poi abbiamo l'altro che sta crescendo, come batteria, bene.